Ciao a tutti, siamo alla penultima serata del Disorder. Qui con noi ci sono Renato Longobardi e Andrew Gallo. Ciao. Ciao. Loro sono i Sixth Minor. Un saluto a tutti i ragazzi disordinati che verranno qui e che ora sono presenti. Bene, volevo sapere, insomma, la domanda che più mi premeva era a proposito del disco Wireframe. Già sold out, questa cosa, insomma, è abbastanza, insomma, un ottimo risultato. Come commentate questo? Ah, lasciami queste risposte difficili. No, siamo molto felici, insomma, abbiamo visto un certo interessamento da parte comunque del pubblico ed è bello comunque vedere che c'è un po' un ritorno nell'interesse nel comprare appunto CD, una cosa che si è un po' persa durante questi anni, comunque con internet, con SoundCloud, comunque cose che siamo assolutamente favorevoli, però riteniamo che comunque è bello avere questo incontro, insomma, con il prodotto solido, diciamo, il disco fisico. Quindi siamo felici, insomma. Però andrà in ristampa, quindi per i più sfortunati che ancora non hanno potuto comprare c'è qualche speranza. Sì. Comunque in ristampa, adesso è agosto, quindi tutti chiusi, però da settembre, insomma, verranno ristampati, quindi vi attendiamo numerosi in fila. Altrimenti si può scaricare su internet. Sì, si può scaricare su internet, su sixminor.com. E da lì c'è un magico tastino download in cui è possibile scaricare questo zip con all'interno tutti, insomma, tutti i brani. E la procedura che abbiamo adottato è quella del pay for tweet. Praticamente chiediamo, insomma, una condivisione su Facebook o su Twitter e gratuitamente potete scaricare la nostra musica. Vabbè, Andrew, tu qualcosa la dovrai dire, perché io, cioè, più dei saluti e queste cose qui non riesco a dire, quindi, cioè, abbiate pietà di me. Vabbè, comunque noi siamo arrivati mentre stavate facendo il soundcheck, la serata già si prospetta, insomma, tosta e calda. Grande. Allora, a proposito un po' delle vostre influenze, un po' difficile dirlo perché sono tante, sì, insomma, un cocktail mortale, dall'elettronica all'industrial, yes. Non so cos'altro c'è, però magari, insomma, per chi non vi ha mai ascoltato, com'è che potreste riassumere? Diciamo che sicuramente la dubstep ha una certa rilevanza in quello che facciamo, però cerchiamo di miscelare il tutto sempre con l'elettronica, ma soprattutto con quello che è lo strumento fisico e suonato, che è, diciamo, è parte integrante della nostra musica, ma soprattutto, cioè, ci appartiene. Andare lì a suonare un po' con le macchinette diventa un po' stancante, quindi cerchiamo, insomma, un po' di miscelare tutte queste cose qui. Per le influenze sta Renato, che è ferratissimo. La patata bollente, no, abbiamo capito, cioè, a chi la... Anzi, giriamo il microfono qui, è meglio. No, scherzi a parte, comunque sì, come diceva Andrew, per noi l'elettronica è parte proprio integrante, insomma, del nostro sound, e cerchiamo di dare una spinta molto sul suonato, perché, diciamo, non ci piace rendere tutto in modo molto statico, insomma, quindi tendiamo comunque sempre a suonare molto, e c'è anche l'incastro, appunto, con, diciamo, strumenti più canonici che sono la batteria e la chitarra, che appartengono un po' a quello che è la nostra radice adolescenziale, sì. Va? Anche comunque suonavamo roba abbastanza cattivella, sì, tra stoner, crossover. E vabbè, anche un po' molto post rock, insomma, quindi c'è un po' di miscuglio da questo punto di vista. Diciamo che credo si può sintetizzare con alti, cioè con cose molto tranquille allo stesso tempo molto cattive, sì, sì. Diciamo, sì, quindi c'è questo contrasto forte, insomma. E poi vi piace sudare, sì. Cioè, perché voi ci date dentro. Sono 3-4 magliette ogni volta che suono, se ne vanno. Sì, sì, sì. Per quanto riguarda gli artisti che forse ci chiedevi, diciamo che l'artista che più ci sta interessando in questo periodo è John Hopkins. Non so se è un artista inglese. Inglese. È uscito il disco da poco, bellissimo. Veramente, ce lo siamo andati a vedere a Berlino e siamo tornati da poco. Ci ha devastato. Cioè, bellissimo. Poi altri artisti? Vabbè, c'è il maestro Aphex Twin, che è il nostro maestro indiscutibile, insomma.
Sicuramente altri artisti che ci, non so, i 65 Days of Static, yes, ad esempio. Anche la maglietta qui ora, ci faccio la pubblicità. Insomma, però riassumere insomma la lista di tutti gli artisti che ascoltiamo, siamo qui fino a Natale, insomma. Okay. Quindi. Magari diamo spazio appunto alla musica dopo, altrimenti vi teniamo qui e non vi facciamo suonare. Invece ci teniamo insomma a condividervi anche con altre persone, non vi vogliamo monopolizzare, anche perché poi stasera la gente si dovrà dare da fare, cioè non solo voi dovrete sudare, ma anche le persone dovranno ballare. Anzi. Perfetto. Beh, qualche notizia tipo su prossimamente, puntini. Date è sempre lui il più esperto, che io... Altrimenti se non ve le ricordate basta dire il sito, sì, ci... smile.com. Vi ho tolto dai guai. La voce shoes, all'interno troverete insomma la lista di dove andiamo un po' sia al nord che un po' al centro, insomma girovaghiamo un po' in giro, va. Diciamo, fino a settembre siamo abbastanza impegnati, fortunatamente. E non avrete tempo per pezzi nuovi? Guarda, o farete sul palco noi qualcosa? Già stiamo iniziando con le preproduzioni del nuovo disco, che ovviamente è linfa vitale per portare avanti il progetto. E 2/3 pezzi già sono stati insomma buttati giù, aspettiamo ancora un poco per finirlo. Polizzare un po'. Sarà sicuramente un disco molto più cattivo. Ancora di più. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ok, allora lo aspettiamo con ansia. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.